I'm talking about the resource-based economy, the scientific method for social equality. The climate transition is about damn time. The planet is shared by all mankind. Benvenuti, oggi è domenica 26 aprile 2020, questo è l'84esimo podcast di Zeitgeist Italia. Partiamo subito con aggiornarvi un po' sulle cose fatte dall'ultima registrazione podcast che era stata registrata a novembre dell'anno scorso. Come sapete tutti siamo in lockdown, c'è il Covid che sta generando tante perplessità, tanti problemi, soprattutto che molta gente è chiusa in casa, tra cui anche noi. Normalmente in questo periodo avremmo già organizzato i nostri Z-Day, le giornate in cui si va a promuovere le idee del movimento Zeitgeist. Quindi, non potendo più riunirci, avendo molta gente che è chiusa in casa, che non sa cosa fare, abbiamo pensato di introdurre una campagna di promozione del movimento Zeitgeist. Abbiamo pensato che su Facebook non sono mai stati caricati i filmati del movimento, quindi i due film Zeitgeist Addendum e Zeitgeist Moving Forward, né Culture in Decline, Cultura in Declino, che è una web series realizzata da Peter Joseph. Così abbiamo fatto un paio di settimane fa due dirette streaming con i due film domenica, mentre abbiamo cominciato da venerdì scorso a fare la pubblicazione giorno per giorno di un episodio di Cultura in Declino, ed è tuttora in corso, quindi dovrebbe terminare giovedì sera con l'ultima puntata, dove vengono proposti due mondi, uno che è quello seguendo insomma il sistema capitalistico consumistico, mentre uno dove si prende poi la via dell'economia basata sulle risorse. Poi passerei la parola a Vero, che ci parla invece degli Easy Day. Allora sì, in realtà gli Easy Day sarebbero stati uno quest'anno, proprio perché volevamo concentrare le attenzioni in una nuova città che sarebbe stata Genova, e sarà sicuramente Genova, quindi vogliamo incrociare le dita e vogliamo fare in modo che accada questa cosa, soprattutto perché abbiamo trovato, come sempre insomma, d'altronde negli ultimi anni cerchiamo sempre nuove sinergie, ed è una sinergia che era un po' dovuta, nel senso che Mauro Scardovelli ci segue da tanto tempo, addirittura ha dichiarato nella nostra ultima video intervista che per lui siamo stati fonte di grande ispirazione. Ovviamente anche per noi e soprattutto per alcuni nostri attivisti è stato così, e abbiamo veramente potuto constatare che è sicuramente una persona che con la sua università UniAlef, una università olistica che cerca in qualche modo di rendere più consapevoli le persone su determinati argomenti, quelli più fondamentali insomma per una vita sana e sostenibile su questo pianeta, effettivamente ci siamo resi conto del fatto che sarebbe stato utile e bello poter creare una sinergia, cosa che abbiamo cominciato. Quindi abbiamo fatto una prima cosa che era appunto una video intervista che è disponibile sul nostro canale Zeitgeist Italia di YouTube, ma avevamo intenzione di fare soprattutto uno Easy Day insieme a lui, proprio perché lui negli scorsi anni all'interno della sua università ha sempre commentato, e questo è successo spesso, alcuni spezzoni dei docufilm di Zeitgeist, e quindi giustamente lui come noi abbiamo visto che potevamo incontrarci su questo piano sicuramente, e una possibilità era proprio quella, visto che volevamo già fare degli incontri a Genova e abbiamo tra l'altro un nostro simpatizzante che vorrebbe rendersi più attivo e voleva fare delle proiezioni, abbiamo detto ma perché non unire le due cose, e quindi avevamo già trovato appunto una data confermata anche da Mauro Scardovelli per fare questo Easy Day genovese, il primo che sarebbe stato fatto a Genova e sarebbe stato il 30 di maggio, quindi tra un mese. Purtroppo, come sapete bene, insomma a causa del Covid questa cosa non potrà avvenire, avverrà più avanti o probabilmente in videoconferenza. Adesso dobbiamo capire appunto quale sarà la modalità migliore. Quindi non ci sarà lo Easy Day di Genova il 30 maggio come avevamo pensato, ma ci cervelleremo per fare qualcosa magari appunto non troppo lontano nel tempo, magari in videoconferenza, meglio se fosse di persona, ma è tutto da vedere. Passiamo invece ad altre attività che stiamo portando avanti in questi giorni di clausura nelle nostre abitazioni, e abbiamo organizzato la ripartenza di due GDL, le GDL Tecnologia e un rinnovato GDL Programmazione che prende il nome in GDL ICT, che sta per Information Communication Technology. L'appuntamento per il GDL Tecnologia è il giovedì alle 21.30, coordinato da Daniele Podighe, sempre sul nostro canale Discord, mentre in questo periodo di quarantena abbiamo pensato di fare il venerdì dalle 19.30 alle 20 il GDL ICT, dove io, Christian e altri due nuovi attivisti stiamo cercando di fare varie attività. Lascerei quindi la parola
parola a Daniele Podiger per parlarci un attimo di quanto hanno fatto nei due incontri GDL Tecnologia, e poi Christian ci parlerà un attimo delle cose fatte nel GDL ICT. Alla parola a Daniele. Grazie Davide. Allora, abbiamo recuperato il gruppo di tecnologia con un bel po' di persone che stanno partecipando. Attualmente abbiamo fatto due incontri. Riassumo brevemente gli argomenti che abbiamo toccato. Purtroppo ora i laboratori sono difficilmente raggiungibili e molti di noi non possono effettivamente lavorare sui progetti, quindi abbiamo un po' raggruppato delle idee su cui lavorare appena sarà possibile spostarci, muoversi e utilizzare i Fab Lab. Prevalentemente alcune discussioni e progetti che sono nati proprio da questa emergenza, quindi ci si è trovati un po' fermi, bloccati. Alcuni degli argomenti di spicco sono l'autoproduzione del cibo e l'autoproduzione energetica, quindi la sostenibilità e la resilienza. Un progetto su alcuni modelli di pannelli solari componibili e costruibili a casa con raffreddamento ad acqua, quindi con la possibilità di ottenere dai pannelli sia elettricità che acqua sanitaria riscaldata, orientabili, quindi in modo da sfruttare la massima efficienza dell'irraggiamento solare. Poi abbiamo trattato anche l'argomento dell'accumulo energetico, quindi discutendo alcune tecnologie di accumulo tra litio e altre tecnologie, tra cui quella al titanato, che pare attualmente essere proprio quella con maggiori prestazioni e durata nel tempo e quindi anche sostenibilità ambientale, perché come produzione di rifiuti una batteria che arriva a durare 80-90 anni inizia ad essere interessante, ma soprattutto anche per prestazioni, perché è in grado di assorbire e cedere velocemente l'energia. Poi abbiamo parlato di impianti di generazione elettrica con turbina a gas, ad alcol e diesel, e alcuni altri tipi di impianti di generazione energetica, perché l'energia elettrica è più facile da spostare, gestire e trasformare. Per quanto riguarda gli impianti per produrre cippato e pellet, il riciclo della plastica, abbiamo trattato i temi dell'energia eolica, tra cui un prototipo che io avevo già iniziato, ma porteremo avanti un po' insieme con il GDL, prototipo di turbina eolica verticale. Poi abbiamo a disposizione un prototipo di una turbina di Tesla costruito 6 anni fa che potremo rispolverare e utilizzare sempre per completare il cerchio della produzione energetica. Poi abbiamo preso anche in considerazione la modalità di costruzione e utilizzo di strutture tipo yurta e cupole geodetiche e lo studio dei tessuti da utilizzare per rivestirle e quindi per creare dei piccoli moduli abitativi, trattando anche la burocrazia legata per renderli utilizzabili. E poi abbiamo portato avanti un prototipo che avevamo realizzato tempo fa. Abbiamo ritirato fuori i sistemi idroponici e acquaponici a ciclo chiuso, tra cui abbiamo inserito anche la gestione delle malattie, perché adesso c'è un po' più di conoscenza dell'argomento e quindi si può trattare un po' più a fondo con i vari paper e i materiali disponibili in rete per vedere anche come prevenire la diffusione di malattie all'interno del sistema. Poi uno dei nostri attivisti nel gruppo, Nicola, ha presentato il suo progetto. È saltato fuori un buon progetto di abitazione autosostenibile con un occhio attento sui vari dettagli. Infatti già nel secondo incontro del GDL abbiamo trattato una possibile compost toilet con delle automazioni da poter integrare in un modulo abitativo. Poi si sono trattati i temi della permacultura, il monitoraggio delle risorse disponibili e poi le problematiche che possono nascere in una società di nuova concezione come quella che il movimento Zeitgeist propone, tra cui anche la gestione di possibili casi di sanità, quindi che sono un ospedale, oppure come ci si deve comportare con le società circostanti, quindi vari problemi che possono nascere in una comunità intenzionale di questo tipo, sia sull'abitabilità che la convivenza, che la gestione del vicinato, dei rifiuti, la scuola, gli scambi e le importazioni, le esportazioni, anche la gestione di internet, perché è nato probabilmente un modo per poter avere internet gratuito che include degli allacci diretti a satellite. Però questa è un po' da sviluppare e vedere se è possibile sul serio ottenere un risultato del genere. E più nel dettaglio come produrre i vari documenti per poi divulgare il progetto una volta concluso e renderlo riproducibile, perché l'idea finale è quello di produrre un pacchetto di tecnologie che poi possa essere esportabile in altri punti. Quindi in questo documento ci deve essere tutto quello che serve per poter riprodurre il progetto dall'altra parte del mondo. E nei prossimi incontri svilupperemo meglio questi argomenti e si vedrà come attuare queste
queste cose e vedere da quale di tutti questi progetti di cui abbiamo parlato iniziare, quindi vedere come utilizzare i vari Fab Lab, perché uno degli argomenti che abbiamo trattato erano i Fab Lab. Alcuni del gruppo non conoscevano i Fab Lab, quindi ho fatto un po' una descrizione di quello che è stata la storia dei Fab Lab da quando sono nati ai giorni nostri. Alcuni membri del gruppo hanno scoperto che hanno un Fab Lab nelle vicinanze, quindi appena finisce l'emergenza del virus è possibile andare a vedere quali sono le condizioni di utilizzo dei Fab Lab per poter portare avanti anche parte dei progetti lì e trovare anche le competenze che non tutti i membri del gruppo hanno, quindi si troverà una certa situazione di completezza. Poi le cose da eseguire nel breve periodo: abbiamo il recupero del gruppo Facebook che attualmente risulta in stato di abbandono. Veronica ci ha fatto conoscere il progetto di Meditamare, quindi collaboreremo anche con loro per tirare fuori ciò che serve da utilizzare anche nel loro progetto. E poi stiamo anche pensando di organizzarci per trovare una piattaforma per poter pubblicare in open source i materiali prodotti. Grazie Daniele, wow, quante cose. Passerei appunto la parola a Vero che ci spiega come pensiamo di realizzarle, concentrare ed sperimentare tutto questo. Ebbene, effettivamente è una cosa alla quale personalmente, ma non solo io, pensavo da tanto tempo, ed è veramente il progetto forse più ambizioso di Zeitgeist, si potrebbe dire, fin qui. Abbiamo pensato ad un laboratorio permanente per la resilienza. Diciamo che partiva più o meno da delle domande fondamentali, per esempio a chi si rivolge questo laboratorio permanente per la resilienza. Si rivolge chiaramente ad attivisti Zeitgeist e comunque a chiunque si voglia unire a noi, persone con competenze utili ai fini del progetto, quindi affidabili e chiaramente anche con il benestare, insomma, del resto del gruppo. Di cosa si tratta? Quindi si tratta di un laboratorio permanente per la resilienza dove si possano sperimentare pratiche, tecnologie. Avete sentito il nostro genio della lampada Daniele appunto raccontarci tutto quello che è riuscito a fare negli anni e quello che continuerà a fare appunto con il GDL tecnologie, e quindi questo sarebbe il luogo ideale dove far appunto, dove sperimentare tutte queste tecnologie, ma anche stili di vita che rispondano ai criteri di massima sostenibilità ambientale e sociale e possano costituire dei prototipi replicabili di comunità resilienti. Lo studio della fattibilità dovrebbe avvenire il prima possibile, quindi questo per rispondere alla domanda quando potrebbe avvenire, e infatti abbiamo già cominciato, mentre la messa in opera ovviamente per forza di cose comincerà non appena avremo fatto un sopra luogo. Prima Daniele appunto accennava al fatto che abbiamo già individuato dei luoghi che possono essere più o meno praticabili per questo tipo di progetto, visto che appunto ne stiamo valutando alcuni, e uno molto interessante potrebbe essere proprio ad Imperia, in Liguria. Inizialmente però pensavamo, per rispondere alla domanda invece dove, che idealmente sarebbe dovuto essere in centro Italia, cioè un luogo che potesse essere facilmente raggiungibile da tutti i vari attivisti che abbiamo in giro per l'Italia. Però per esempio il progetto appunto Meditamare potrebbe essere il progetto da cui potremmo partire, perché c'è grande disponibilità da parte di Matteo, che è il fondatore, insieme ad altri soci hanno acquistato recentemente un vecchio mulino, e là dentro ci potrebbero mettere a disposizione 100 metri quadrati di laboratorio. Ci sembra molto interessante, tanto di più perché non ci sarebbe bisogno di ricorrere al sistema monetario, che a noi non sta per niente simpatico, come saprete tutti quelli che insomma ci seguono da un po', visto che appunto lui è disponibile a scambio ore, scambio competenze e ovviamente non scambio denaro. È tutto un po' da confermare, visto questo lockdown assurdo che stiamo vivendo, un'incognita ancora, perché ancora non abbiamo fatto un sopralluogo e non sappiamo quando potremo farlo, ma abbiamo disponibilità da parte del fondatore, che non è poco. Concludo, diciamo così, con le domande principali: perché dovrebbe nascere un progetto di questo genere? Per diventare ovviamente autosufficienti, che non è roba da poco, e renderci indipendenti dal sistema, e perché vogliamo passare all'azione nel più breve tempo possibile, dimostrando che ciò di cui il movimento parla da svariati anni non è utopia. Quindi le persone devono essere capaci non solo di sentire, questo è quello che abbiamo capito negli anni, con le proprie orecchie delle belle storie su mondi possibili, ma anche di vederli, di toccarli con mano, di annusarli. Insomma, tutti i sensi sono utili per in qualche modo avere un'idea, un esempio tangibile, insomma, di quello di cui si parla. E solo
solo questo può convincere magari le persone più riluttanti anche al cambiamento, con la dimostrazione che si può fare, appunto. Uno dei modi che avevamo ipotizzato inizialmente era attraverso, per esempio, costituire questo laboratorio permanente per la resilienza attraverso un GAT, che sarebbe un gruppo di acquisto terreni di cui abbiamo sentito parlare per la prima volta grazie al mio collega d'Italia che cambia, Daniel Tarozzi, che è stato un grande che appunto ha girato tutta Italia per in qualche modo conoscere le realtà virtuose dell'Italia che cambiano in positivo il volto dell'Italia, e ci aveva parlato di questo, ci aveva molto colpito, ed erano anni che appunto cercavamo un attimino di informarci meglio sui gruppi di acquisto terreni. Ecco, quella sarebbe stata una possibilità e probabilmente diventerà una opportunità magari in futuro, nel caso in cui magari non si riesca a fare diversamente con questi progetti di cui abbiamo fatto cenno prima. Torniamo invece ai GDL. Oltre al GDL tecnologia è ripartito anche quello di programmazione, che è stato ribattezzato ICT per comprendere un po' tutta la comunicazione, che oramai nei nostri anni non è più relegata a un sito web ma a tutto il mondo social. Lascerei la parola al nostro Christian, raccontaci un po' di cosa abbiamo parlato in questi incontri. Bene, cominciamo dal presupposto che le nuove idee creano nuove sfide, e le nuove sfide creano grandi opportunità di cambiamento, ma solo se queste vengono condivise in un approccio comunitario. La domanda che mi viene in mente è: qual è il mezzo di condivisione più potente di oggi? Probabilmente internet. Quindi, alla base c'è sempre quello che chiamiamo il linguaggio. Linguaggio scritto, linguaggio parlato, ma anche visivo e più in generale di programmazione. In altre parole, è necessario sviluppare una comunicazione efficace, adattandoci anche a quelle che sono le nostre abitudini digitali, come ad esempio i social network, i gruppi di messaggistica e più in generale un sito web. Per quanto riguarda l'aspetto social, in occasione di questa prima fase di quarantena abbiamo organizzato una serie di live streaming riproponendo i documentari Zeitgeist e la webserie Culture in Decline. Poi, all'interno del canale e dei gruppi Telegram, stiamo sviluppando una serie di bot, cioè degli utenti artificiali, per facilitare le attività digitali come la condivisione e l'interazione. E infine abbiamo anche qualche idea per il nostro vecchio sito web, che è chiaramente obsoleto, poiché oggi un forum non è più una nostra esigenza digitale. Dunque ci stiamo muovendo nella progettazione di una pagina vetrina, valutando anche quella che è l'esperienza utente, in modo da favorire la navigazione e l'interazione su tutti i dispositivi. La sfida qui sta nella collaborazione tra gli attivisti, nella condivisione degli strumenti e degli spazi, nonostante l'incertezza del nostro tempo, che è chiaramente un'opportunità per diffondere il nostro messaggio e ispirare il cambiamento. Grazie Christian. Ovviamente il nostro sito attuale e quello futuro saranno appoggiati su un server. Noi in questo momento siamo appoggiati su JustHost, abbiamo ereditato questa infrastruttura. Abbiamo fatto un po' di manutenzione perché erano scaduti dei domini. Tra l'altro, in questi giorni è molto discusso il tema della privacy, il fatto che per esempio l'app Immuni andrebbe a prendere dati personali e metterli in mano di non si sa chi. Questo in realtà è un fattore molto comune in internet, soprattutto per servizi considerati gratuiti, faccio un esempio il Gmail oppure il Google Drive, che ahimè sono degli strumenti molto utilizzati dal movimento Zeitgeist stesso. E da un po' di anni che stiamo pensando di crearci alcuni strumenti noi. Fortunatamente abbiamo le competenze per farlo, quindi stiamo anche valutando di appoggiarci magari su un server più completo che ci consenta di installarci applicativi per poterci creare noi stessi la nostra mail, il nostro cloud oppure il nostro strumento di formazione. Vi faremo sapere nei prossimi mesi, insomma, come si evolverà la situazione. C'è da aggiungere purtroppo che questa giornata è stata funestata da una notizia molto drammatica, la scomparsa improvvisa di Giulietto Chiesa. Giulietto Chiesa era una delle poche voci coraggiose ed indipendenti del giornalismo italiano, che tra l'altro il capitolo cittadino di Milano del movimento Zeitgeist aveva incontrato in una giornata molto, molto significativa. Era stata chiamata qui in Italia Anti-Banks Day e in realtà è diventata in tutto il mondo il movimento Occupy,
specialmente negli Stati Uniti, ha preso piede appunto quel giorno in cui abbiamo fatto questa intervista a Giulietto Chiesa. Eravamo giusto pochi di noi, ma molto energici, molto spontanei in quella intervista. Se la vorrete vedere, lo vedrete. E lui, come sempre, un grande faro, una persona con una enorme consapevolezza, con una visione molto precisa dei fatti del mondo e senza alcuna paura di quello che diceva davanti alla nostra telecamera, ha detto proprio tutto quello che doveva dire, come sempre. Insomma, Giulietto era un grandissimo e quindi gli rendiamo omaggio in questa triste giornata e vi ricordiamo che proprio per questo abbiamo caricato, appunto per rendergli omaggio, questa intervista che prima d'ora non avevamo mai caricato perché c'erano un po' di problemi a livello tecnico, audio. Diciamo che è un audio un po' difettoso perché ci sono vari rumori di fondo perché eravamo dentro questa manifestazione, ma lui, come sempre, è riuscito a rendere chiaro tutto ciò di cui parlava, per cui vedrete che in realtà non inficia, diciamo così, il valore di questa grande testimonianza che ci ha reso durante quel giorno, appunto il 17 settembre del 2011, quindi parliamo di quasi 9 anni fa. Noi ci salutiamo qui, il podcast è terminato e vi ricordo che il prossimo aggiornamento mensile sarà il 24 maggio, sempre domenica alle 21:30, sul nostro canale Discord. Ciao, buona serata a tutti. Ciao, buona serata. Ciao a tutti. Economy.